Bentornati ad una nuova puntata di Eco TV Racconta. Un tuffo nel mondo del galoppo alla riscoperta di uno dei più geniali allevatori e allenatori di cavalli puro sangue a livello internazionale. Tanto da essere soprannominato il Leonardo da Vinci dell'Ippica o il Mago di Dormello. La sua storia è cominciata a Torino, dove è nato nel 1869 e noi partiamo proprio da lì. Oggi siamo qui sul Monte dei Cappuccini, uno dei luoghi simboli della città sabauda. Siamo venuti per raccontarvi una storia molto particolare, la storia di uno dei più grandi allevatori del panorama ippico del galoppo internazionale, ancora oggi a 70 anni dalla sua scomparsa. Di chi sto parlando? Dell'allevatore di Ribò, di Federico Tesio. Un uomo che anche gli inglesi ci invidiavano. E allora con noi abbiamo un grande esperto, ex gentleman, proprietario del mondo del galoppo, ma soprattutto un uomo della cultura immensa, sia ippica e sia internazionale. Per parlarci di Federico Tesio, Claudio Guadagnino. Ciao Claudio, buongiorno. Grazie mille per la presentazione. Sono un po' emozionato perché Federico Tesio, come hai appena detto, è nostro. È proprio sabaudo, è proprio torinese e quindi quello che c'è da dire sarebbe un'infinità di vocaboli, ma quello che mi interessa che le persone che ci ascoltano sappiano, perché Ribò è stata la sua creazione massima. Ma qual è l'importanza di un Federico Tesio? Era bravo? Sì. Era un artista? Sì. Era un genio? Sì. Noi come genio ricordiamo Leonardo da Vinci, forse, bene. Chi si avvicina di più è Federico Tesio, perché era a 360 gradi. Da orfano a 6 anni viene catapultato nella struttura del convitto, la Real Collegio di Moncalieri. Si accolla di lui padre Denza, famoso matematico, insigne astronomo, insigne scienziato, e lui apprende tutto, è il migliore del suo corso, il migliore studente, bravissimo. Si avvia agli studi universitari che non finisce, perché è genio e sregolatezza. Lui ha 23 anni, Federico Tesio parte e gira per il mondo. Sì, è vero, va un attimo in Inghilterra, no, ma all'Inghilterra si sta 2 settimane. Poi si parla di India, Cina, Singapore, Hong Kong, Patagonia. Sta mesi e mesi con il gaucho per studiare i cavalli nella prateria. Alla fine torna tra i normali, si sposa Lidia, si chiamerà Lidia Tesio, Lidia Flori di Serra Mazzana. E lui però è sempre solo. La sua via crucis è il perfezionismo. Come dicevano i latini, nulla dies sine linea, non far passare una giornata senza una pennellata in aggiunta di bello, di buono. Crea, lui vuole creare, è curioso, è tanto curioso. Molte volte è scorbutico, molte volte è polemico, molte volte è severo. Molto severo, chiede tanto ai suoi cavalli. I cavalli sono la sua vita perché prendono sempre più spazio. Ma quello che volevo aggiungere, giustamente, Elisabetta, è il genio. Perché genio? Il genio è quello che unisce la scienza alla filosofia. Crea il suo allevamento in una riva del Lago Maggiore. Il paese si chiama Dormello. Lui, dopo anni e anni di ricerche, studia l'humus del terreno, studia dove i cavalli possono avere l'erba migliore, dove c'è l'acqua. Quindi il genio è quello che riesce a completare a 360 gradi il percorso delle cose a cui si interessa. Ma lui tutto questo l'ha fatto da solo? O aveva qualche socio?
Ecco, questo è importante perché lui ovviamente inizia solo, poi il connubio con donna Lidia Tesio gli dà una grande, grande mano, ma anche lui ha bisogno di un po' di liquidità. Nel 1932 ha bisogno di una cifra che, se non ricordo male, fosse di 4 milioni di allora, non erano pochi, e vende il 50% a questo suo nuovo socio, il marchese Incisa della Rocchetta. Ricordiamoci che forse adesso è più famoso per il Sassicaia, però dà origine a questa meravigliosa società, la Dormello Olgiata. E la giubba è bianca con croce rossa di Sant'Andrea, che ancora adesso abbiamo visto con Tempesti vincere un gran premio. Claudio, una bella storia che tu mi hai raccontato in questi giorni, quando ci siamo parlati per questa intervista, è quella con un certo Einstein. Sì, no, è buffo pensare che uno dei pochi italiani che ha avuto un carteggio privato con Einstein è Federico Tesio. Pensate che quando vai in albergo, quando vai in una stanza, chiede solo di avere un letto vicino al suo, nella sua camera, dove poter appoggiare i libri. È sempre alla ricerca dello scibile, è sempre curioso, al di là di fare linee di mobili o di cose. Era un pittore, ma anche lì si è fermato presto, perché dopo 2 o 3 quadri aveva l'ossessione di renderli sempre più precisi, e quindi non... Era un musicista, suonava il flauto, ma nessuno lo sa. Penso che ci siano tante cose che la maggior parte di noi non può conoscere. Ad esempio una scaramanzia interessante che tu mi raccontavi, no? Che oggi tantissimi di noi sono scaramantici, ma già all'epoca funzionava così. E lui? E adesso allora ve lo dico. Sì, perché Federico Tesio, quando andava alle corse, nel suo vestito, nella sua giacca, c'erano solo amuleti, era come Totò. E non è uno scherzo. Vedeva le corse solo in un posto preciso, era scaramantico. Non parliamo se attraversava la strada un gatto nero. Fine della corsa. Cioè, e tirava il cavallo. Oh, perché era capacissimo di fare questo. Quindi era anche molto fragile, umanamente aveva delle peculiarità incredibili, era buffo, stravagante, un po' eccentrico per essere un torinese. Ricordiamoci che nel secondo dopoguerra gli ippodromi erano frequentatissimi, erano gli stadi erano meno importanti degli ippodromi, e la gente si divideva tra due fazioni. Era per il mago, diciamo così, Federico Tesio, e per Luchino Visconti, famoso regista che tutti noi conosciamo, era il suo alter ego, Visconti Tesio, Visconti Tesio, Visconti. Muore con un grande rammarico, che è quello di non aver visto il debutto della sua più grande creazione, di Ribot. Però insomma ha lasciato ugualmente una storia indelebile in tutte le pagine più importanti dell'ippica internazionale. Grazie Claudio. Ci mancherebbe. Come Adriano Galliani quando rivede il rigore di Shevchenko nella finale di Manchester. Teme ancora che lo sbagli. È la stessa sensazione che prova Lucio Zucchetti quando vede il suo Dimitri Ferm in retta d'arrivo nell'ultimo derby conquistato trionfalmente. Invece è tutto vero, Lucio Zucchetti il derby lo ha proprio vinto. In uno degli ultimi miei reportage qui dall'ippodromo della Maura,
Abbiamo rivissuto le emozioni della vittoria di Dimitri Ferm nel derby di Trotto. Abbiamo parlato con l'allenatore Mauro Baroncini, il guidatore Andrea Farolfi, Renato Mercuri, un servizio dedicato a lui, ma abbiamo conosciuto anche Lucio Zucchetti, l'altro comproprietario insieme al signor Canavesio di Dimitri Ferm, il vincitore del derby. Ma Lucio Zucchetti meritava una puntata tutta dedicata, una puntata a parte, perché Lucio Zucchetti non è solo la vittoria di Dimitri Ferm, Lucio Zucchetti è una vita con i cavalli. La mia vita di cavalli è partita con i cavalli è partita nel 1976, quando con un amico abbiamo acquistato una puledrina di 10 mesi al galoppo. E per un po' di anni mi sono dedicato al galoppo per 4-5 anni. Con quale allenatore? Con Pandolfi, Giorgio Pandolfi. Giorgio Pandolfi. La scintilla è stata che mio padre non ha mai avuto cavalli e non mai era salito, però quando avevo 6 anni ha iniziato a portarmi in un maneggio, e ho iniziato ad avvicinarmi ai cavalli. Dopodiché ho un amico che poi è diventato mio cognato, che era il sindacalista dell'ippodromo del galoppo, che era Forelli. Ah, mi ricordo. No? E da lì ho iniziato, secondo il piacere dei cavalli, ho iniziato a venire all'ippodromo, andavo già a 16 anni per dire la verità. E da lì è nata la mia vita da proprietario, insomma. I cavalli del cuore di allora e poi veniamo a oggi. Allora, i cavalli del cuore di allora ne ho avuti, ma tutti i cavalli normali, routinier. Poi invece ho allevato Solcio, che adesso ha 11 anni, e da lì è nata. Solcio è andato in Francia, ha montato, che io ho una passione per il trotto montato, ha fatto le prime 10 corse e le ha vinte tutte 10. Sì, impressionante. E da lì il cavallo che ho cuore... prima di Dimitri era Solcio, insomma. In vantaggio sul resto della truppa, 150 al traguardo, Solcio cerca la difesa, Selenius prova a dare il colpo di reni, ma Solcio ZL viene a vincere colori di Lucio Zucchetti. Negli ultimi anni qualche cavallo che ti ha regalato emozioni particolari? Sì, il fratello di Solcio, Oiseau, che purtroppo è deceduto giovane, però era un fenomeno, andava fortissimo. Oiseau a centropista è predominante, Oiseau ZL viene a vincere a sorpresa i colori del signor Lucio Zucchetti, Oiseau ZL. E poi Dimitri Ferm, e ci ha raccontato un po' come è arrivato, ci ha raccontato Renato Mercuri a Dimitri Ferm, però voglio sentire anche Lucio Zucchetti come è arrivato. Allora, Dimitri Ferm è arrivato così: un giorno io e Mauro decidiamo di andare nell'allevamento Ferm, perché il proprietario ci aveva detto andate a vedere questo cavallo, no? Vedere se vi interessa, no? Infatti siamo andati a vederlo, il cavallo forse era 10-11 mesi, no? Però Mauro dice guarda è piccolino però è ben proporzionato e dice prendiamolo in società con l'allevatore, con Renato. Io ho detto guarda per me va benissimo, e da lì è nata la storia di Dimitri Ferm. Però io Dimitri Ferm da quando è iniziato, aveva 18-19 mesi, io ho sempre detto ai miei soci che questo è un fenomeno. Da che cosa, visto la tua esperienza, pensavi a questo? Io vado tutte le mattine, vado a Divignano a vedere i cavalli, no? Di conseguenza vedevo che era di una serietà impressionante e si muoveva in maniera elegante e importante. Quindi ti sei un po' sbilanciato e speravi di non aver sbagliato. Assolutamente, però è difficile, sono ottimista nella vita, però dire che un cavallo è un campione così giovane, no? Renato dice, ma è impossibile, tu sei troppo ottimista, adesso dice, avevi proprio ragione. Possiamo dire che è un premio a una carriera, diciamo a una vita meravigliosa insieme ai cavalli? Sì. Non tutti arrivano, nonostante le vite meravigliose e arrivati ai cavalli, ti consideri uno fortunato? Io mi considero molto fortunato nella vita, anche perché ho un'attività... Faccio un'attività che mi piace tantissimo, no? Che ho un campeggio che si chiama Solcio, che ho chiamato il cavallo pensando che... Dove? È sul Lago Maggiore, proprio a Solcio di Lesa. Ho capito. Ho chiamato il cavallo Solcio perché ho detto se diventa un campione fa anche un po' di promozione. È vero. Quindi l'imprenditore c'è sempre. Dentro l'imprenditore non manca, assolutamente. E quindi ti consideri fortunato? Molto fortunato. Anche perché ho vinto il premio nel 2019 il miglior ristorante d'Italia dei campeggi, sono 4.000.
poi vincere il derby. Diciamo un po' di pubblicità. Sì, poi vincere il derby, insomma, il massimo che si possa avere. E dicono i giocatori del Milan, appena finita la Champions League già pensiamo al futuro. Riesci a gustarti questa vittoria per un po' o sei già lì con i programmini? No, per dire la verità non sono entrato ancora nella pienezza della vittoria, ci vuole qualche giorno, però... Scusa, o forse qualche mese, o forse qualche anno. Bravo, perché è una cosa che davvero non si può descrivere. Una realtà piccola e deliziosa, nata 30 anni fa e che va avanti grazie alla forza e alla determinazione di un gruppo di genitori guidati da una forte motivazione. Si chiama Futura, si trova a Cremona e grazie ai cavalli e all'ipoterapia ha regalato e continua a regalare tanta gioia e benefici ad oltre 70 ragazzi. Futura è molto più di una meravigliosa canzone di Lucio Dalla, perché a Cremona è soprattutto il nome scelto, oltre 30 anni fa, per un piccolo centro di ipoterapia nato grazie ad un gruppo di genitori forti solo del loro entusiasmo e di tanta speranza. Un centro che si regge sulle donazioni e sulla generosità di chi ha compreso che bastavano un pezzo di terra e un tendone da circo per far partire una scintilla e creare così un piccolo grande miracolo. La Futura può contare ormai 31 anni di attività, perché è nata nel 1991 e l'iniziativa è partita proprio da un insegnante di sostegno, operatori della neuropsichiatria infantile, genitori, tutti appassionati di equitazione, tutti amanti del cavallo, e avevano sentito parlare di ricerche, di studi fatti dalla NIRE, che è l'Ente Nazionale per la Riabilitazione Equestre, proprio a vantaggio della disabilità. Infatti sono partiti con un paio di cavalli e in un recinto, quindi sempre in questo terreno, ma appunto con molta semplicità, e hanno proprio constatato che il lavoro fatto con i cavalli portava tantissimo benessere ai ragazzi, con disabilità. Gli insegnanti di sostegno appunto aveva messo a disposizione le sue competenze ed è stato poi un passaparola tra le famiglie, tra insegnanti che hanno visto questi ragazzi comunque amplificare le loro competenze e soprattutto avere una qualità di vita davvero ottima, per cui questa attività ha richiamato tante persone e quindi si è reso necessario avere altri cavalli, si è reso necessario avere dei ricoveri per i cavalli, e così poi nel tempo, per dare la possibilità di poter fare le attività anche quando le condizioni atmosferiche non erano particolarmente buone, e così c'è stato un incontro fra il Circo Orfei, che dismetteva un tendone per il ricovero dei cavalli, e l'allora presidente, e hanno messo qui questo tendone, tra l'altro appunto con tutti i supporti, proprio come i vecchi tendoni del circo appunto di 27-28 anni fa, e quindi la terapista ha cominciato a poter fare un calendario di presenze dei ragazzi indipendentemente dal tempo, per cui mentre con un recinto all'aperto, con la pioggia non si poteva fare, quando faceva troppo freddo e anche quando faceva troppo caldo, con questo tendone si è riusciti a dare, diciamo, a organizzare una presenza costante che nel tempo si è amplificata e nel tempo ha visto arrivare una settantina di ragazzi, per cui dai due cavalli siamo arrivati ai giorni nostri con 7 cavalli. Ipoterapia è un nome così comune che viene dato alla terapia a mezzo del cavallo, che è un metodo registrato appunto da ANIRE. Ed è un'attività che non è rivolta ad una tipologia di disabilità piuttosto che a un'altra.
perché la grande forza del cavallo sta nella sua andatura armonica, per cui i movimenti dei muscoli che il cavallo appunto aziona per fare questa andatura trasmettono lo stesso movimento, quindi trasmettono una ginnastica molto rinforzante anche a chi è in sella. Il cavallo è un animale molto delicato, quindi indubbiamente è un animale costosissimo perché richiede un'alimentazione molto particolare. Perché io dico sempre, ci sono una zona agricola come la nostra, non mancherebbero gli agricoltori che con la voglia di regalarci dei balloni di fieno, però il fieno che va bene per le mucche, per i cavalli non va bene, perché poi il loro stomaco è più delicato, ritroverei dei cavalli con le coliche, quindi a spendere dei soldi poi per delle medicine veterinari. Quindi per scelta noi cerchiamo di curare l'alimentazione nel migliore dei modi. È chiaro che i costi che ci sono non possono essere riversati sulle famiglie. Noi genitori versiamo una parte, una piccola compartecipazione alle spese per ogni terapia fatta dai nostri figli. Il resto... Così, insomma, è frutto della generosità dei cittadini, dei cremonesi, che in ogni occasione dimostrano un grande affetto per Futura, bancarelle piuttosto che comunque manifestazioni, feste, dove le persone comunque vengono e sanno di contribuire, diciamo, all'andamento e al funzionamento della struttura. La Fondazione Comunitaria ci ha dato una mano a risanare tutto il paddock, e altre fondazioni ci hanno dato, e altri enti ci hanno dato una mano per fare anche le casette nuove, i ricoveri nuovi dei nostri cavalli, perché chiaramente per curare il benessere dei cavalli bisogna anche curare il luogo dove loro riposano e dove loro così vivono regolarmente. Viviamo appunto della generosità delle persone, perché ripeto, noi non possiamo riversare sulle famiglie che già hanno problemi legati alla disabilità dei figli, con le nuove fragilità nate anche dalla pandemia, perché non sembra, tanti genitori in un certo periodo hanno perso il lavoro. Quindi chiaramente il lato economico è veramente il lato più pesante per la sopravvivenza di un'associazione. Allora, di solito viene fatta una prescrizione medica per l'attività di ipoterapia. Quindi il neuropsichiatra consiglia questo percorso di riabilitazione al bambino, di solito in fase iniziale di diagnosi della patologia. Si parla di patologie sul ritardo generalizzato dello sviluppo, tra cui anche lo spettro autistico. E, con l'equipe educativa e sanitaria si individuano gli obiettivi da raggiungere utilizzando appunto il cavallo. Allora, c'è l'area motoria, per cui bambini che hanno un danno cerebrale legato al movimento, alla postura e all'utilizzo degli arti superiori e degli arti inferiori. Si utilizza l'ipoterapia appunto per rinforzare la muscolatura e un pochino l'equilibrio. Chiaramente se c'è il danno cerebrale l'equilibrio non si recupera più, però si dà anche la sensazione al bambino di avere un po' di autonomia stando seduto da solo e comunque camminando attraverso il cavallo. E poi c'è la parte comportamentale legata appunto allo spettro autistico o a comunque un ritardo cognitivo e generalizzato. Anche insomma, si utilizza il cavallo per imparare delle competenze psicomotorie. Il cavallo in questione è un cavallo Appaloosa di 17 anni e poi un altro dei nostri storici componenti del gruppo, che è un cavallo argentino molto bello che viene montato da una ragazza da 15 anni. Quindi sono 15 anni che lei viene, sono 15 anni che usa quel cavallo. E anche loro hanno fatto un bellissimo percorso, il cavallo viene da un maltrattamento, quindi si sono un po' curati a vicenda, diciamo. E generalmente prendiamo cavalli un po' a fine carriera, quindi cavalli che hanno subito maltrattamenti, li lasciamo qui con noi un paio d'anni e poi vediamo se effettivamente il cavallo
tira fuori le caratteristiche che ci servono a livello proprio di emotività e di comunicatività. I nostri progetti sono cioè, diciamo, quelli che noi vogliamo così pubblicizzare ma anche ampliare, diciamo, sono progetti che riguardano le scuole, progetti che possono essere rivolti sia a piccoli gruppi di ragazzi o bambini con disabilità, oppure progetti invece destinati a tutta la classe, perché quelle classi nel cui interno ci sono ragazzi con fragilità o disabilità, spesso a volte così hanno un po' di problemi ad affrontare, diciamo, le difficoltà di alcuni compagni. E siccome il cavallo ha questa empatia meravigliosa con i ragazzi e con le persone che sono in difficoltà, diciamo che i bambini o i ragazzi disabili, quando vengono con la classe, sono quelli che hanno la performance migliore. Non che hanno interesse la performance, però per dire che sono quelli che hanno instaurano proprio subito un grandissimo feeling con i cavalli. E i compagni, insomma, è capitato di sentire che appunto rimanessero meravigliati dal vedere il risultato di questi bambini, che non sono bravi in tantissime cose, ma qui, insomma, riescono proprio ad emergere.